riuscire a cavare 270 città. Salerno viene vista come una seconda linea, ma comunque subito dopo le grandi città come Roma, Milano, Napoli. Oggi state parlando anche delle prospettive occupazionali, insomma, che possono investire una un'ampia platea, insomma, di ragazzi, dai diplomati, dai laureati in diversi settori. Sì, è chiaro. È vero che se da un lato lo sviluppo di una rete in fibra ottica crea dei nuovi modelli di business dove aziende che vogliono investire sul proprio futuro, chiaramente calano il loro business all'interno di infrastrutture di questo tipo, dall'altra parte stanno nascendo nuove opportunità di lavoro, la nascita di nuove figure professionali e chiaramente il nostro obiettivo è anche quello, al di là chiaramente di far conoscere l'azienda, di creare una cultura al lavoro che sia mirata come dire, all'ingresso in questo mondo. Appunto dicendo ai ragazzi quali sono le opportunità e dando loro chiaramente l'occasione di poter come dire, iniziare a farsi un'idea di quello che possono essere le prospettive di futuro, insomma, per loro. Insomma, anche le scuole quindi devono guardare con attenzione a che cosa potrebbe offrire il mercato del lavoro. Assolutamente sì, noi siamo sempre in qualche modo propensi a voler instaurare dei rapporti con la pubblica amministrazione piuttosto che con le scuole e cercare, se ove possibile, di creare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di poter dare le opportunità ai ragazzi di vedere in anteprima il mondo del lavoro e quindi dare, come dire, un'opportunità a loro di poter capire se è più giusto, chiaramente ognuno per le proprie peculiarità, inserirsi subito nel mondo del lavoro oppure continuare il loro percorso didattico e magari spostare in avanti questa scelta.